Prevenzione e repressione devono viaggiare a braccetto per limitare le stragi del sabato sera. Forze dell'ordine mobilitate sia in strada che nelle scuole salernitane per cercare di insegnare agli studenti le regole basilari della sicurezza stradale e dei pericoli legati all'uso di alcol e stupefacenti. Un messaggio rivolto in particolare ai neopatentati. Repressione ma anche prevenzione, insomma, come si combattono le stragi del sabato sera, come si fa a far capire, insomma, che non ci si mette alla guida dopo aver assunto alcol, soprattutto se neopatentati, dopo aver assunto stupefacenti? Guardi, sicuramente l'informazione e la formazione sulla sicurezza stradale è importantissima. Ristabilire un contatto tra le forze dell'ordine, tra gli operatori e i cittadini, perché il discorso, a parte pedagogico, rivolto agli adolescenti, è importante anche un discorso andragogico rivolto agli adulti. Perché è importante perché molti adulti praticamente è andato un attimino nel dimenticatoio il discorso proprio della sicurezza. Quindi andare in età preadolescenziale a 5, 6 anni, 8 anni, accompagnato semmai dai genitori, che lo stesso genitore non mette la cintura, fuma in macchina, si ferma sulle strisce pedonali, è di cattivo esempio ai ragazzini, ai bimbi, ai bambini. Quindi è importante ristabilire questi rapporti in virtù, appunto, e poi basta. Cioè, effettivamente avere morti sulle strade, vi parla un operatore che ha rilevato diversi incidenti mortali, per cui è disarmante. Disarmante, ripeto, l'importante è la formazione e cerchiamo di dare il più possibile noi operatori. Per quanto riguarda invece la repressione, i controlli, si può fare di più? I controlli sicuramente si può fare di più, perché con i controlli, con la repressione è conseguenziale, perché la prevenzione purtroppo non basta. Però ripeto, sì, si potrebbe fare di più avendo qualche unità in più a disposizione, però purtroppo è un problema un attimino ricorrente della penuria di un po' di personale, però andiamo avanti per la nostra strada.